cari amici e follower delle recensioni cinematografiche del Ganzino Vicini e Lontani, da Barcellona Pozzo di Cotto, un saluto a tutti quanti voi. Un film che doveva essere un cinepanettone. Sto parlando del film La mia banda suona il pop, visto a Milazzo alla multisala The Screen Cinema lunedì 2 marzo 2020 alle ore 20, precisamente alla sala 4 con la capienza di 152 posti e 8 spettatori presenti. Prezzo del biglietto euro 6 per i possessori della Cinecard The Screen Cinema, con un incasso presunto di 52 euro. La durata è di 1 ora e 30 e purtroppo, ahimè, con un'interruzione, scusatemi la frase, ad minchiam, perché fa proprio schifo, perché questa multisala aderisce a un circuito di idioti che interrompono i film e interrompono le emozioni. Chiusa parentesi. Comunque, andiamo all'analisi del film. Una buona trama e degli effetti speciali buoni. Una regia, location e recitazione attori ottima, una colonna sonora eccellente e una proiezione in widescreen fanno sì che questo film doveva effettivamente uscire a Natale e la Medusa Distribuzione ha completamente sbagliato a farlo uscire in questo periodo, ma più adatto era quello natalizio. Anche perché la coppia De Sica e Ghini ha interpretato tanti cinepanettoni di successo. Gli altri attori, infatti, che interpretano il film, che sono tutti di buon calibro, come Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Natascia Stefanenko e Paolo Rossi, sono ben diretti dal grande Fausto Brizzi. In questo film, una banda musicale rock degli anni Ottanta viene fatta riunire per il compleanno di un magnate russo, ma si troveranno coinvolti in un furto del caveau di proprietà dello stesso magnate. Un film che inizia con il sorriso e lo mantiene sino alla fine attraverso battute e gag che si susseguono a ritmo incalzante ma non stancante e che con un pizzico di avventura volano verso un finale del film che è proprio quello che lo spettatore vuole e desidera. Solitamente i film di Fausto Brizzi hanno una durata maggiore, circa 1 ora e 40, 1 ora e 50, ma tutto sommato va bene così. Il film è assolutissimamente consigliato da vedere perché fa dimenticare il coronavirus, le crisi e tutte le ansie che ci attanagliano in questi giorni. Andatelo a vedere perché ne vale la pena e i soldi del biglietto sono ben spesi. Bene amici, da Barcellona Pozzo di Cotto e da Milazzo è tutto. Arrivederci alle prossime.